Benvenuti a TG Sa di giovedì 22 settembre. Tragedia sfiorata a Nocera, auto si ribalta e finisce contro la vetrina di una pizzeria. Una Renault Clio, nel tentativo di eludere il traffico, probabilmente per eseguire un pronto soccorso, è finita fuori strada, ribaltandosi e schiantandosi contro la vetrina della nota pizzeria o sarracina. Arrestato latitante sfuggito all'operazione Carpe Diem. L'uomo è stato trovato in possesso di documenti di riconoscimento falsi, riportanti dati anagrafici di soggetti realmente esistenti e la propria fotografia, per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Frana sulla 166 degli Alburni. Albanese scrive a Cosenza: «Mio figlio è salvo per miracolo, si prendano provvedimenti». Ho diritto di avere la garanzia che questa strada sia sicura e che da essa non debba più dipendere la vita di nessuno. Così il presidente della BCC Montepruno nella missiva indirizzata all'assessore provinciale. Scoperta a casa di appuntamento a Vietri, due denunciati. I fatti a luci rosse si svolgevano presso un'abitazione di via Case Sparse, nel comune della Costiera, dove è stato rilevato un intenso e sospetto afflusso di persone. Spaccio, arrestato 63enne a Scafati. L'uomo è stato scoperto sotto casa sua mentre cedeva due involucri contenenti un grammo di cocaina ad un ragazzo. Trovato in possesso di 22 grammi di stupefacente, preso 19enne a Nocera Inferiore. Una pattuglia ha notato il giovane mentre scendeva in fretta da un'auto condotta da un'altra persona, per poi darsi subito alla fuga. I militari lo hanno prontamente inseguito e bloccato. Alla Certosa di Padula si entra gratis. Sabato e domenica si celebrano le giornate europee del patrimonio. Per l'occasione saranno aperti al pubblico i luoghi della cultura, che comprendono il patrimonio archeologico, artistico e storico, architettonico, archivistico e libraio, cinematografico, teatrale e musicale. De Luca fischiato durante le celebrazioni per San Matteo. I tifosi fuori la politica della Salernitana. La Salernitana è la principale fonte di interesse per tutta la città e la provincia di Salerno e ieri, per la festa patronale, in tanti hanno indossato le magliette granata ed addirittura esposto striscioni inneggianti la storia del club del Cavalluccio. Il PD di Pontecagnano presenta «Ripartiamo dal Sud». È in programma sabato la conferenza stampa di presentazione della Festa Democratica Provinciale. L'appuntamento è in via Tevere, nei pressi dell'oratorio Giovani Speranze. Inaugurato il nuovo campo sportivo a Campagna. Manto in erba sintetica, restyling alle tribune, ammodernamento del settore ospiti. E quanto è stato realizzato in questi mesi per rendere il Rocco un campo sportivo all'avanguardia. Prosegue la preparazione del basket Ruggi Salerno. Nonostante le numerose difficoltà, la società del presidente Rino Pignata disputerà il campionato nazionale femminile B1. Punto hotel Sala Consilina, domani terza amichevole. L'incontro si terrà alle 18:30 nell'ambito dell'inaugurazione del nuovo impianto sportivo comunale. Salerno, capitale della poesia mondiale. Sabato alle 18:15 nella sala del Gonfalone del comune di Salerno verranno lette numerosissime prose scritte dai più famosi poeti del mondo, ma anche dai piccoli autori sconosciuti, uniti dalla volontà di fare qualcosa per il mondo. La Compagnia del Giullare presenta Amadeus. Lo spettacolo si terrà sabato alle 21 presso i giardini di San Giovanni in corso Umberto I a Cava dei Tirreni. Per approfondimenti ed altre notizie consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.